Un saluto a tutti, amici. Siamo praticamente ancora in campionato. Scusatemi, non in campionato, ma siamo in Coppa Italia. Vediamo appunto i risultati: Lazio che batte Lecce 2-1, Reggina batte Parma 2-1, Roma perde col Perugia. Vediamo come sono andate le altre: Piacenza 2-1 con l'Empoli, Torino-Venezia 2-0, 0-1, scusatemi. E vediamo appunto Coppa Italia come va. E come vedete, appunto, Venezia si qualifica col Torino, Parma batte Reggina, Piacenza batte Empoli. Lazio e Lecce non si è capito perché hanno fatto uguale, quindi insomma non si capisce come è andata a finire. Magari non ti dice neanche come è andata a supplementare cose varie. E Perugia-Roma, no, non ci interessa, assicurati. Perugia-Roma, anzi sì, Perugia batte la Roma, è Roma che ci ha battuto a noi, dobbiamo poi prendere noi ovviamente. Andiamo contro il Milan, abbiamo fatto una rimonta clamorosa la volta scorsa, praticamente perdevamo 2-0, poi abbiamo fatto 4-2 per noi, fuori casa fra l'altro, quindi benvenga. Venga, speriamo che sia di buon auspicio. Peccato che poi il campionato abbia preso. Allora, lasciamo un dettaglio. Guardatevi la scorsa partita e vedrete di cosa mi sto lamentando. Vedete, come pensi, ma stiamo giocando bene questo campionato. Poi Salve, sono ti Gabriele trovi. Dum e sono qui per seguire con Vabbè, voi il prossimo incontro di Coppa tra Bari e Milan. Massimo sta per presentarci le due formazioni odierne. Ok, Giacomo, Milan, una scelta interessante da parte. ho sbagliato. Allora. Ho sbagliato perché di solito se la blocco prima riesco a evitare tutto questo patatrac e fargli parlare. Mi piace sentire parlare il commento, ovviamente, ma prima fare sta cosa. Che De Rosa. silenzio, è vero. Ottimo movimento. Abbiamo un buon Totti. Aia. La difesa non si lascia sorprendere. Ambrosini. Attenzione, Shevchenko segna, non sapevo Sì, che cross entrava. di Gol di testa. Ha testa. svettato e ha incornato. Una conclusione Ma no, ma aveva splendida. più capelli Shevchenko, qui l'ha fatto stempiato, ma Shevchenko Azione aveva i decisamente capelli, da dai, l'ha rivedere. fatto stempiato il gol. Non era così stempiato, dai. Bel gol, devo ammettere. Grande Milan come sempre. 1-0 dunque. Vabbè, Intercetta il comunque passaggio. cerchiamo di giocarla bene. La prossima volta un cambio di strategia ha cambiato tutto. E l'ha E se parato. Libero facessimo di gioco agli nuovo quel cambio di avversari. strategia, di nuovo Una un'altra parata volta? fantastica, non c'è che dire. Tanto la squadra è sempre quella. Ah, facciamo così. Ecco qua, 4-3-3, tutti così. Facciamola, dai. Facciamola. Al momento li tengo così. Poi dopo metterò Totti indietro. Se è prestissimo per farlo. Metterò Totti in Il campo, ma portiere rilancia arretrato. il pallone con i piedi. Vai. Eccolo Francescone, visto? Vai. Bello. Bel Palla pareggio. in rete, portiere Buono. battuto che si dispera. Ovviamente qua il nostro obiettivo è quello di fare almeno 3 gol, così da riuscire almeno ad avere la certezza che il Milan dovrebbe fare, non ne basterebbero Mundo T. neanche 5 per batterci, se Di riusciamo a nuovo fare pari, un gol per parte. 3. Proviamoci. Perfetto, vero Giacomo? Corso della partita. Coppa Italia è utile, Hanno peccato che regalato possesso di palla. non dà soldi, sarebbe bello se dava crediti, andare avanti, sarebbe fondamentale in Palla realtà. persa. Ma i vecchi FIFA erano così, ti facevi la squadra prima e poi ti facevi la stagione, non ci pensavi troppo. Gol nostro, Ed è benissimo. gol! Ce ne sarebbe Il ancora portiere si uno dispera per essere incredulo. certi di passare il turno. Ovviamente, ma Un'azione stai vincendo, fantastica hai da vinto rivedere all'andata. Non mi assolutamente. accontento. È una cosa mia personale, voler modificare il tabellone una volta per tutte. Quindi 2-1 dire, dunque. quando farò il terzo Potrebbero gol, potrò sfruttare il momento fiatare. favorevole. E che vorrei dire veramente che per il Milan li abbiamo messi ma male, la situazione del Milan. Si è Possesso preso di palla ancora un altro gol. perso. Se invece no, continuano loro, se fanno altri 3 gol, per fare un De esempio. Rosa. Si va a supplementare. Se fanno altri 3 gol loro. Possesso perduto. Perché si pareggerebbe il Colpo di testa in 4-2 avanti. dell'andata. Il portiere preferisce non Ma al rischiare e contrario. raccoglie il Però siamo pallone. partiti bene noi. Visto questo Il cambio pallone era strategico, spinto lungo. l'IGM è stato utilissimo. Avrei voluto fare una cosa del genere anche con la Roma. Ma è stato arrogante Vanno tutti io. manforte in difesa. È stato arrogante io, non l'ho Pallone fatto. allontanato di testa. E l'arroganza si paga di solito. A volte è un Ruba azzardo, palla. va E bene, il rischio però no. ferma la palla di petto e la mette Attenzione. giù. Il portiere interviene con sicurezza e para. Vediamo, comunque Un abbiamo tanto intervento tempo per cercare di prodigioso. È assicurarci la stato bravo ad partita. arrivare sulla palla. Ripeto, siamo solo primo turno in Coppa Italia. Coppa Italia che molti sottovalutano, ma è un trofeo come gli Buon altri, vero? passaggio. È un prestigio. Vai, Ciuku. Gol, Sì, benissimo. palla Siamo nell'angolo appena alto. Grandissimo assicurati il tiro. passaggio di turno, tranne una disfatta totale. Vediamo ancora una volta il gol. Bravissimo Ciuku. Guardate che classe.
facciamo ancora una cosa, giusto perché vogliamo rilassarci un attimo e fiatare. Siamo tutte le linee in difensiva. Siamo una squadra pronta. Due gol di scarto. Ovviamente non giocherò per difendere, per attaccare, ma almeno abbiamo tutto quello che ci serve. Va bene, comunque anche per sperimentare un po' con questa squadra, sapete, passaggio in avanti. Intanto mi suggerite ancora qualche acquisto, sì, buona intuizione. Essendo l'ultima stagione, abbiamo la squadra pronta, non penso che abbiamo altri soldi in campo, dovremmo fare qualcuno. Povero Milan, non c'è un oggi. Tiro fantastico con la palla che si è insaccata in rete. Ciucucu. Giocatore al settimo cielo, Giacomo, una tripletta proprio in diretta TV. Abbiati non se lo aspettava. È anche un bel gol, bisogna mettere anche un bel gol. Non si può dire nulla. E questo gol porta il punteggio sul 4-1. Ok. Aia. Sì, ottimo contrasto. Guardi, stavo pensando alla scorsa partita di campionato. È stata un'amarezza totale. Riuscirà a liberare? Hanno pareggi. Il giocatore non andando bene di testa. Dice, cavolo, tutto da rifare. Allora, volevo passare a Totti. Va bene così. È una bella partita, come abbiamo visto. Ben giocata. Rilancio lungo che trova il compagno. Molto meglio di quanto si poteva essere. Non poteva perdere. Vogliamo vedere gli altri risultati. Sono curioso perché la Coppa Italia mi ha fatto 4-1 il punteggio della prima frazione di gara. Potrebbe diventare 8-1 se non ci sarà una brusca inversione di rotta. Va bene, facciamo quello che volevo fare per un po'. Metterci Totti, centrale, Cippo. Non voglio togliere Cippo. Tolgo il Metrano piuttosto che... Purtroppo qua e mettiamoci il buon Masinga. La centrale Ciucu ci metterà in Chiesa, che è il suo ruolo principale. E poi vediamo. Poi vediamo se metterà altri, c'è Cardascio. Si torna in campo per il secondo tempo. Vediamo. Anche perché ci può un po' fuori posizione, poi se possiamo toglierlo. Ancora 45 minuti di gioco, dunque. Vai. Facciamo un'altra cosa interessante. Voi sapete che io gioco esperto per ragioni di controller. Mettiamoci campione. Non so quanto cambierà l'esperto campione. Non dovrebbe essere grossa differenza. Almeno finora non abbiamo mai visto le differenze sostanziali. Pallone giocato con la testa all'indietro. Proviamoci. Ci alleniamo. Miglioriamo a giocare al gioco. Si è impossessato del pallone. Sono più reattivi in effetti campione. Campione. Era proprio la sfida non plus ultra. Palla che finisce sul portiere. Dovrebbe avere una maggiore precisione. Maggiore offensiva, maggiore difesa. Blocca il tiro. Continua a procurarsi angoli. Secondo me, a sta difficoltà, penso sia quasi impossibile salvarsi sempre da calcio d'angolo. Già subiamo esperto. Infatti. Segna! Colpo di testa preciso. Portiere che non può far altro che guardare il pallone infilarsi in rete. Grande conclusione. Come già detto, il problema è che sto usando i tasti analogici. Il vantaggio è ora ridotto a 2 digitale. 4-2 il punteggio. Ovviamente non è il massimo. Non risponde. Segnerà? Manca male. Peccato. Quando aveva Ciucu. Anche Ciucu ha fatto un grande lavoro. Rimessa effettuata dal portiere. Eccoli. E la palla termina ben sopra la traversa. Siamo 4-2 come l'andata. Rimessa battuta dal portiere. Ecco, vedete. Perfetto. E il colpo di testa costringe il portiere alla parata. Palla spazzata lontano dal portiere. Perfetto, andiamo avanti. Buon tocco. A Chiesa. Vabbè. Ha giocato in falciato. Come al solito. Siamo alle palla solite. Palla giocata in avanti. Bel colpo di testa. Bello questo cross. Colpisce di testa e allontana il pallone dall'area. Palla vagante recuperata. Sì, diciamo che appunto, ovvio che giocano ancora meglio. Infatti. I giochi di classe, sì, ma gol! Pallone in rete e tifosi porta, che festeggiano. È sempre bello segnare un gol. Un bel gol di il giocatore sembra particolarmente soddisfatto. Pallone perso, dunque. Assolutamente impossibile, come ho detto. Ottima difesa. Questo controllo di giocare in partita 4-3. È impossibile, veramente. Non è possibile. Non saprei giocare. Non si riesce. Si padronisce di un pallone. Ma dai, dove vorresti? Quindi è impossibile. Diciamo così. Confermo. Si continueranno a bucare la porta. Portiere incolpevole, palla che si insacca inesorabilmente.
Penso che la difesa si sia addormentata. Ha subito due reti in rapida successione. Grande partita, 8 gol equamente divisi. Se ne aspettano altri. Eccoci. Bella parata su colpo di testa. Il portiere spassa di piede. Oh, grande intervento del portiere che si è tuffato sul piede dell'attaccante. Comunque sarebbe tutto così, se dovessimo giocare a campione del campionato, sarebbe tutto così. Disfatte, 4-5 gol. La palla entra e questo gol potrebbe decidere l'incontro. Decidere l'incontro no, perché ormai siamo qualificati però. Gioca in avanti. Vai. Si portano in vantaggio per la gioia dell'allenatore. Una brutta scivolata. E questo ha fatto male. No. L'arbitro chiama 6 il giocatore ed è cartellino giallo. Il giocatore dovrà fare attenzione dove è in posizione. Chiesa. Il pallone è stato calciato lungo dal portiere. Aia. L'arbitro assegna una punizione. Forse è troppo severo l'arbitro nella circostanza. Finita, ok. L'arbitro mette fine all'incontro. Nonostante la sconfitta, però riescono a qualificarsi per il prossimo turno. Nuova partita, ma vinciamo noi. Cioè, va bene così. Aspetta, mai più campione, mai più. Faccio vedere. Sevchenko, Totti, Ciucu, 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 Ambrosini, Sevchenko, Biro. Vedete che roba. Mai più campione. Questo controller è assolutamente impossibile. Cioè, campione è una cosa allucinante. Non ne riesce neanche a toccare la palla. Ve l'ho fatto vedere perché ogni tanto me lo dite. Qualcuno me lo dice, ma perché non metti campione? Ho fatto vedere il motivo. Saremmo tutte partite perse 6-0, cioè 7-0, 8-0, è impossibile veramente, ripeto, però sono soddisfatto, spero che il video vi sia piaciuto, ho fatto anche vedere il motivo, andiamo a vedere ancora un attimo Coppa Italia, cosa è successo, contro chi saremo la prossima volta, contro il Verona, abbiamo appunto la Sampdoria è passata l'Udinese, non si capisce ragazzi, fate vedere, la Sampdoria è passata, e anche la Lazio è fuori, quindi è passato il Lecce, clamoroso. Avremo quindi Parma Piacenza, Bari Verona, Torino Lecce, Perugia Sampdoria, tornato in campionato. Vediamo un po' cosa è successo finora, con le poche partite giocate, e contro chi siamo noi. Noi siamo contro la Salernitana, bella partita, la voglio far con piacere. Abbiamo appunto visto Roma-Lazio, il derby vince la Roma, visto che hanno fermato la Lazio stavolta. Inter-Verona 1-0, Empoli-Lecce 2-3, Pescara-Cagliari 0-1, Parma-Juventus 2-0. Questo Parma è fenomenale, vi ho già detto tante volte. E quindi ci vediamo alla prossima. Un saluto da Giacomo e Max e un abbraccio. Buona giornata. Ciao!